Piaggio Russo, domenica la Maratona dei Tratturi, secondo Memorial Tonino Russo, una manifestazione che si presenta per la seconda edizione, appunto questa domenica. Sì, e dopo la bella riuscita della prima edizione dell'anno scorso, ci siamo cimentati in questa seconda edizione. E, una settimana prima rispetto all'appuntamento dell'anno scorso, con più iscrizioni già ci sono pervenute, pensiamo ancora altre, anche se sono stati un po' scoraggiati certi amici dalle previsioni del tempo che sono state un po' ambigue negli ultimi giorni. Però contiamo di superare sicuramente 200 partecipanti su un percorso veramente interessante. Queste sono testimonianze che ci hanno dato gli amici che l'hanno fatto l'anno scorso. È un appuntamento bello per Lucera, soprattutto diamo la possibilità a tanta gente di conoscere il nostro territorio. I Tratturi, sono il luogo dove c'era il passaggio della transumanza e poi c'era uno scenario eccezionale. Professor Antonio Di Gioia, preparatore atletico e tecnico FIDAL, all'incontro preparazione fisica della corsa. Il ruolo del preparatore atletico è la relazione che intercorre tra atleta, sport e salute. Allora, il discorso è molto ampio, noi abbiamo cercato di riassumere il tutto in tre punti fondamentali. Il primo è capire che la preparazione fisica è importante non soltanto per un professionista, ma anche e soprattutto per un amatore. Il secondo punto è quello di capire anche che il recupero è molto più importante, molto spesso, dell'allenamento stesso e dello stress che l'allenamento stesso ti dà, ma anche dell'alimentazione. Quindi in ogni caso può essere considerata una forma di triangolo equilatero a tutti gli effetti. Quindi recupero, alimentazione e stress alimentare, quindi recupero, alimentazione e stress psicofisico devono essere sullo stesso grado. Il terzo punto fondamentale è quello capire che in un podista ci sono vari tipi di ceppi, ceppo della resistente veloce e del resistente resistente in ogni caso. Hanno principi diversi e vengono da strutture fisiche diverse, ma soprattutto da sport diversi. Il primo, quello veloce, viene direttamente da uno sport di resistenza molto breve, quindi 800, 1500, anche 3000 metri in una gara di juniores. Invece l'altro, quello veloce, quello resistente, viene da principi di podista diversi, quindi può essere considerato un amatore, il più delle volte un amatore vero e proprio, in quanto inizia già a 20-22 anni a fare gare di podismo lungo, quindi una maratona o di una mezza maratona. Dottor Antonucci, a fine conferenza, tra medicina dello sport e preparazione atletica, il ruolo della prevenzione. Guardi, per quanto riguarda la prevenzione, io ritengo che ogni soggetto che si accinge a fare un'attività fisica, qualunque essa sia, come da professionista oppure diciamo da dilettante, deve assolutamente fare delle indagini per quanto riguarda soprattutto l'apparato cardiovascolare, a maggior ragione se è un soggetto che ha un'età un po' più avanti con gli anni. Al di sopra dei 40 anni, 45 anni, questo soggetto deve assolutamente fare diciamo uno screening per quanto riguarda il rischio cardiovascolare. Nei soggetti più giovani basterebbe fare una visita, un elettrocardiogramma, al limite un test di Master, il test degli scalini, perché sono sufficienti queste indagini per stabilire se c'è un rischio oppure no. Nei soggetti al di là con gli anni, negli anziani in particolar modo, prima di svolgere un'attività fisica è necessario che ci sia, a parte la visita, uno stile di vita nuovo, in particolar modo curare l'obesità, l'abolizione del fumo, controllare la pressione, controllare gli altri fattori di rischio come l'ipercolesterolemia. Questi sono degli esami e delle cautele che il soggetto deve tenere presente prima di svolgere un'attività fisica, poiché durante l'attività fisica un soggetto diabetico, un soggetto fumatore, può presentare dei problemi di una certa importanza a livello cardiovascolare, in quanto l'apparato cardiovascolare è l'apparato più impegnato durante un'attività fisica. E proprio su questo prima accennava del defibrillatore a pochi giorni dalla legge Balduzzi che entra in vigore dal 14 marzo 2014. Ecco quanto è importante fare formazione ed informazione al cittadino. Beh, io dico che è un'importanza vitale.
poiché molti di questi soggetti che presentano un arresto cardiaco durante uno sforzo sono, come si dice, dei cuori troppo giovani per morire. Basta una defibrillazione per riportarli in vita e per questi soggetti può addirittura essersi trattato solo di un incidente di percorso e così possono riprendere tranquillamente la loro vita normale senza altri problemi, non necessariamente senza problemi cardiovascolari. È importante perché questo significa salvare la vita a una persona. Professor Carmine Ricci, presidente del FIDAL di Foggia, il ruolo delle associazioni in eventi di questo tipo, che in che maniera operate con gli addetti e gli organi predisposti alla salute del cittadino? Come Federazione Italiana di Atletica Leggera, rappresento il Comitato Provinciale, noi promuoviamo l'avviamento all'atletica leggera e le corse su strada è una parte dell'atletica. È una parte rivolta soprattutto agli adulti, alle persone che vogliono star bene, che vogliono correre durante la settimana, la domenica, ma l'obiettivo è quello della formazione e dell'avviamento a tutte le discipline dell'atletica leggera, che come ben noto è composta di corse, salti, lanci e a livello giovanile è opportuno che i bambini, che i ragazzi pratichino più discipline sportive. Questo serve per valorizzare le attitudini dei ragazzi e le predisposizioni per le varie discipline dell'atletica. Prima parlava di fair play, lo stesso spirito con il quale si giocherà la gara di domenica. Il fair play è un discorso molto molto grande e deve essere il nostro costume di vita. Il fair play vuol dire rispettare le regole, rispettare gli avversari, comportarsi bene durante le competizioni e anche durante gli allenamenti, fare uso dello sport come strumento educativo, non solo per se stessi, ma anche per gli altri.